Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Non sono felice, felicissima di avere qui Anna Tatangelo, grazie, ciao! Grazie mille. Allora, un'Anna 2.0, ripartiamo da qui o proseguiamo? No, si riparte sempre ed è bello ripartire da qui, quindi con questa nuova canzone che è appunto Le nostre anime di notte, ma anche da un disco che arriva dopo 4 anni, che uscirà venerdì. Quindi Sanremo ovviamente di casa ed è bello ripartire. Per questa canzone, per tutto l'album, hai scelto completamente tutto tu, hai curato tutto. Infatti l'ho voluto intitolare La fortuna sia con me, come la canzone che apre questo disco, proprio perché mi sono dedicata anima e corpo in questo progetto. Ho curato tutto, dai testi ai suoni, alla copertina, proprio per cercare di dare un qualcosa in più, qualcosa che sentivo. E devo dire che quando senti al 100%, non perché le altre cose non le sentissi, anzi sono grata e felice di tutto quello che ho fatto fino ad oggi, però sai, quando sei un po' più piccola ti lasci guidare dagli altri. Oggi ho voluto fare un po' di testa mia. Senti, a proposito di quando eri più giovane, 17 anni fa la tua prima vittoria, però hai dichiarato... No, già sono passati 17 anni. Ho fatto i conti, ma hai iniziato prestissimo, è quello? Quello sì, forse sì. Hai dichiarato, magari avessi quella... non quell'incoscienza, è vero, quell'incoscienza lì, perché delle volte mi riguardo quando mi capita e rivedo veramente una ragazzina bella, tranquilla, serena, come se stesse veramente cantando in piazza nella sua città, ecco. Allora, ai tempi aspettavi poi magari la telefonata, il complimento del compagno di banco, degli esatto, amici. Esatto, oggi è diverso. Chi aspetti? Chi ti deve fare il primo complimento o suggerimento? Ma sicuramente una telefonata certa, cioè sarà quella di mio figlio. Infatti farà sicuramente il tifo per me, mi ha riempito di disegni, di cose che ovviamente ho sul comodino, e poi la mia mamma. La mia mamma ovviamente sarà una delle prime persone che chiamerò. Anna, che cosa ti aspetti da questo Sanremo? Nel senso che... Guarda, comunque... io mi aspetto di divertirmi, di godermelo fino in fondo ogni secondo sul palcoscenico, perché oggi a 32 anni ci sono consapevolezze diverse, hai una gratitudine per quello che fai diversa, e quindi niente, cercherò di godermi ogni istante. Venerdì è una donna con te sul palco, duetterà con te Siria. Assolutamente, non sai che felicità, perché è riuscita veramente a carpire l'anima del pezzo, ed è stato bello sentirle dire: mazza, questa canzone è veramente come se l'avessi vissuta anch'io. Quindi quando una canzone riesce ad entrare nella tua vita e riesce a farla tua, vuol dire che hai fatto bingo, e questo mi auguro possa succedere veramente a tutte le persone che l'ascoltano, anche perché è un finale aperto. Quindi queste due persone, c'è un faccia a faccia, in una notte, dopo un periodo di tempo distanti, si rincontrano, capiscono di essere due persone diverse, ma capiscono anche che c'è ancora qualcosa di bello che provano. Quindi poi da lì capire se ripartire oppure lasciare solamente un bel ricordo. Allora, la cucina è un aspetto importante tuo. C'è un cantante in gara, Nino D'Angelo, che ha detto che non vede l'ora di incontrarti perché vorrebbe mangiare uno dei tuoi piatti. Ma strano, perché non li mangia mai. Sì, devo dire che è un po' una scuola questa, più che Sanremo, perché tra Lauro e Nino ovviamente si fa comunella. Ecco, con Lauro appunto hai fatto una versione particolare di Ragazza di periferia, vi siete visti durante le prove, vi siete scambiate, anzi tu hai dato a lui qualche consiglio. Sì, assolutamente, ci confortiamo, ci coccoliamo, ci divertiamo, ed è quella la cosa bella, perché Lauro, anche se ha questo aspetto diciamo da artista, da artistone, in realtà è una persona di una grandissima sensibilità, e basta veramente parlarci poco per capire che ha veramente un cuore grande. Allora io ringrazio Anna Tatangelo. Grazie mille a voi, ci vediamo stasera. La ringrazio soprattutto perché ho scoperto un altro tuo aspetto. Oddio, quando cosa? Ci siamo salutate mi hai sollevato, mi hai sistemato la schiena, un osteopata da paura, Anna, grazie. E se volete avere informazioni su come si cura la schiena, fate lo squillo al... Grazie mille a voi. Grazie a te. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.